Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Una tradizione che si rinnova, l'appuntamento è con la fiera qui a Torrita per celebrare Sant'Antonio, ma per celebrare anche tutto quello che è un comparto fondamentale per tutta la Val di Chiana. Esattamente, quindi si parla principalmente, essendo Sant'Antonio il santo che oggi celebriamo, e parliamo di animali sostanzialmente, però ci siamo impegnati anche a dare visibilità anche alle aziende del comparto agricolo. Però ecco, oggi sono quelli che i protagonisti della giornata sono gli animali, grazie al nostro gruppo allevatori amatoriali. È 25 anni che riusciamo ad allestire una bella mostra, una bella esposizione, sempre con più difficoltà, perché purtroppo il mondo dell'allevamento è un mondo che soffre una crisi importante, perlomeno per quello che riguarda la nostra zona. Però queste persone, un grande sacrificio, non demordono e continuano ad allestire una bella mostra. Ricambio generazionale, anche loro soffrono i rincari, non è una vita semplice. Purtroppo è vero, questa è una realtà che è inconfutabile. Finché ha funzionato il sistema famiglia, qualche figlio ha ereditato le passioni dei genitori, siamo andati avanti. Laddove questo non è accaduto, i problemi portano spesso e volentieri alla cessione dell'azienda e quindi sempre ai numeri inferiori come allevatori, e questo anche per il territorio è una grave perdita. Ecco, però oggi è un momento per celebrare comunque quello che è stato e che continua a essere questo settore, quindi alla fine per voi diventa sempre una giornata di festa. È una giornata di festa e anche un impegno che noi, laddove possiamo, cerchiamo sempre di aiutare questa categoria, perché d'altronde il nostro paese ha le sue origini nel comparto rurale, sia quello agricolo che quello degli allevamenti, e quindi noi daremo sempre, finché ci sarà possibile, sostegno a questo tipo di attività. Siete voi i protagonisti della fiera di Torrita, quanti siete? Noi siamo una trentina di associati. C'è chi alleva di più, chi di meno, però chi alleva varie razze di animali, sia pesanti che animali da cortile, di bassa corte. E qui questa mattina che cosa si può ammirare? Qui è una fiera rappresentativa, è la vecchia fiera di Sant'Antonio, che è centenaria, e c'è una rappresentanza di tutti gli animali da cortile, compreso bovini, suini della cinta senese, perché noi siamo anche allevatori di razze autoctone che la regione toscana aiuta anche per il mantenimento, queste cose qui. Poi i vari animali da cortile di tutte le razze originarie della Val di Chiana. Che vuol dire fare l'allevatore nel 2024? Fare l'allevatore è diventato difficile, perché c'è tutta una serie di regole e leggi che giustamente vengono portate avanti, però per un allevatore piccolo è difficile. Però noi l'impegno, la passione e l'amore per gli animali, si va avanti. È remunerativo? C'è un futuro? No, noi non si fa a scopo di remunerativo. C'è chi lo fa di lavoro, però è difficile per quelli, ma più che altro siamo allevatori per passione, per l'amore per gli animali, allevare le varie razze, presentarle alle varie manifestazioni. Quindi solo tanta passione? Sì. Solo, si fa per dire? Sì, è solo passione e amore per gli animali. La volontà di portare comunque avanti, di dare l'esempio, di far vedere, certo, come è la Val di Chiana. Lo scopo è quello di divulgare, cioè la passione alle giovani generazioni, perché oggi nell'era moderna, nell'era dei computer, della tecnologia, come si dice, un riconoscimento verso queste cose che hanno portato il mondo fino a oggi, che poi servono anche nella vita, so quello che poi magari è l'alimentazione, che è stata del passato e anche del presente. Lei è l'attuale presidente di questo gruppo di amatori e di appassionati. Per capire, lei che lavoro fa? Io faccio il falegname, ho una falegnameria, una piccola falegnameria artigiana, e si fanno mobili, si fanno semilavorati per altre aziende, insomma. E poi la passione dove la porta? Sì, ho sta passione per gli animali, io diciamo faccio tutti gli animali per me, poi per autoconsumo, diciamo, faccio nascere un po' di quaglie, un po' di tacchini, tutti gli animali da cortile fondamentalmente,
però non li ammazzo, io faccio solo nascere e crescere, poi dopo non mi dispiace. E vai ammazzare. In giro per fiere? Sì, sì, ma da poco faccio parte di questo gruppo, in realtà sono l'ultimo arrivato di questo gruppo e mi hanno fatto subito presidente, però comunque sarò l'ultimo arrivato e niente, mi fa piacere e spero di, insomma, di portare avanti questo gruppo, insomma, di farlo migliorare. Sarei già contento di mantenerlo com'è, però insomma se riesco a migliorarlo meglio, ecco, diciamo. E ora ancora, diciamo, sono nuovo, quindi devo fare parecchia esperienza e infatti mi appoggio a persone più sagge di me perché è meglio, insomma, ecco. E niente, rimane solo la passione per gli animali e anch'io condivido il pensiero suo, nel senso di portarlo avanti il più possibile, anche perché oggigiorno effettivamente i giovani si avvicinano poco a questo settore. Speriamo, insomma, di dare un input a qualche ragazzo giovane che viene a visitare la nostra fiera, insomma, ecco. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this.